Trend. Ma diciamo che sto partecipando a un sacco di iniziative, sia io che il sindaco di Calci. È faticoso, ma lo facciamo volentieri, perché in questo modo ci sentiamo vicine tante associazioni, le istituzioni, tutte, meno che una per ora. L'unica cosa che ha fatto il governo è ha sbloccato i fondi comunitari, e di questo li ringraziamo, ma non è sufficiente. È importante che ci sia una risposta concreta, che è già stata data dalla Regione Toscana per quanto riguarda l'incendio e il post-incendio, la messa in sicurezza che sta andando avanti, sta procedendo in maniera serrata con gli operai forestali, con le aziende che sono state incaricate di bonificare il monte, e questo veramente sta andando avanti. Però noi vogliamo anche la ricostruzione, la rinascita. Il Monte Pisano ha bisogno anche della parte del governo che... diciamo, potrebbe far rinascere veramente. La stima dei danni, come dico sempre, è circa 15 milioni di euro. Da 0 a 15 milioni di euro ci sono tanti scalini. Quindi se anche qualche scalino fosse salito non sarebbe male. Quindi un appello ai parlamentari della maggioranza, visto che appunto gli emendamenti delle minoranze sono stati bocciati, un appello alla maggioranza per fargli fare la sua parte. Mi raccomando, in questo caso, ai parlamentari della zona, e in particolare l'onorevole Ziello, che aveva presentato un emendamento per diciamo, riconoscere delle risorse il post incendio. So che questo emendamento è stato ritirato. Ripensateci, perché il Monte Pisano ha bisogno anche di voi, prevalentemente di voi che siete maggioranza oggi nel nostro paese. Quindi sostanzialmente, sindaco, che cosa sta avvenendo per il territorio in questo momento, in un periodo di piogge, di inverno, insomma, precarietà, perché c'è il pericolo appunto di smottamenti? Naturalmente è un territorio delicato, anche in fase di pace, come dico in questi momenti, cioè anche quando se ci fosse una bomba d'acqua durante l'inverno con la vegetazione tradizionale, naturalmente noi siamo a rischio, però il rischio, diciamo, è limitato con gli interventi che abbiamo fatto nel tempo. In questo caso, nel momento in cui la vegetazione diciamo non c'è in monte, ma il monte è tutto bruciato, praticamente il terreno è impermeabile, per cui tutta l'acqua che c'è a monte si riverserà a valle. Quindi siamo in emergenza anche oggi. Quindi la Regione sta cercando di limitare questi danni con gli interventi, con le graticciate che sta realizzando, insomma, per limitare proprio i danni dovuti dall'incendio. Ma non è sufficiente, noi dobbiamo creare le condizioni per far rinascere il monte e per accorciare i tempi di rinascita e quindi di rischio idrogeologico per tutte le popolazioni che stanno a valle. Come sta vivendo la situazione, la popolazione proprio lì, limitrofe? Quindi stiamo parlando di Vico Pisano, ma anche di Calci. Sì, naturalmente tutti siamo abbastanza consapevoli, ma stiamo facendo degli incontri per dare un vademecum, per far sentire le persone, renderle responsabili e consapevoli del rischio che stiamo avendo in questo inverno. È necessario rendere consapevoli ancora di più tutti, perché non siamo salvi dall'incendio. Il post incendio è alle solite problematiche dell'incendio stesso per i rischi idrogeologici. Sì, noi abbiamo voluto promuovere questa iniziativa di raccolta fondi per i Monti Pisani a seguito del disastroso incendio che ha colpito in maniera preponderante le comunità di Calci e di Vico Pisano. Abbiamo deciso di farlo attraverso la nostra farmacia comunale, che ha deciso nella giornata dell'8 di dicembre di devolvere metà del ricavato proprio per questa causa. Sì, siamo qua a Ponzacco, quindi esco da un'iniziativa del genere, dove le farmacie contribuiranno per il 50% di incasso. Quindi ci arriveranno un po' di soldi anche da questa iniziativa bellissima. Ieri non sono potuto venire, ma sempre Ponzacco la Valdera ha messo in piedi un'iniziativa dove l'artista internazionale Angun darà il ricavato di questo evento che ha organizzato appunto sul territorio. Quindi veramente tanta sensibilità dalle associazioni e dalle amministrazioni limitrofe. Manca soltanto questo tassello principale che è importantissimo. Questa tragedia che ha devastato il nostro ambiente ha colpito tutti.
Proprio dalla nostra farmacia di Santo Pietro Belvedere c'era un paesaggio surreale con queste nuvole nere che si vedevano sopra i nostri monti. Siccome l'unica cosa positiva che ha scatenato questa tragedia è stato tutto il moto di solidarietà spontanea con il proliferare di iniziative di raccolta fondi da destinare ai comuni colpiti, anche noi ci siamo chiesti che cosa potevamo fare e, come in altre occasioni simili, abbiamo deciso di destinare il 50% dell'incasso delle farmacie nel giorno dell'8 di dicembre, siamo tutte e tre aperte. Non siamo nuovi a questo genere di iniziative, l'abbiamo fatto per il terremoto di Amatrice, l'abbiamo fatto per il terremoto dell'Aquila, per l'alluvione di Ponzacco, quindi un modo per far sapere che ci sono tanti modi per fare solidarietà. La solidarietà è bella anche perché è contagiosa e stimola iniziative simili. Ritrebbe.